Voci.fm, il sito delle voci. Danila Satragno, intanto è un grande piacere averti qui su Voci.fm. Grazie mille. Allora, vocal coach, ma tu so che ami definirti invece vocal builder, quindi siamo qui per parlare soprattutto del tuo libro, però prima ci devi togliere un paio di curiosità. Intanto questo, che differenza c'è tra vocal coach e vocal builder e perché tu sei una vocal builder? Certo, ma io ho un po' coniato questo nome proprio per distinguermi un po', diciamo, da quello che è un comune insegnante di canto o comunque il vocal coach, che ormai è un mestiere così un po' con un nome un po' troppo usato, secondo me, poco specifico. Io ho creato proprio un sistema, un allenamento a 360 gradi per la voce, che curi tutto, dalla voce alla respirazione, all'alimentazione, tutto quello che è la cura del corpo, del nostro strumento, e ovviamente anche tutto il rapporti di comunicazione, cioè dell'efficacia della voce parlata nella società, in famiglia, sul lavoro, nei rapporti sentimentali, insomma tutto quello che concerne voce e dintorni. Questa cosa ci incuriosisce molto, però ci incuriosisce ancora di più il fatto che tu hai lavorato con tanti artisti e volevamo sapere se c'era un aneddoto un po' divertente che ci puoi regalare, non so, un aneddoto che riguarda Giuliano Sangiorgi o Jovanotti che ha perso la voce e ti ha conosciuto per quel motivo. Ce ne sono in realtà tanti, insomma, ecco. La cosa più bella è stata quando, un aneddoto divertente, quando hanno scambiato me e Manuel Agnelli per fratello e sorella, insomma. In genere mi scambiano per la mamma degli artisti, io specie sono la mamma di Giuliano Sangiorgi, scherzo, però insomma questo è stato veramente divertente, forse il capello, forse capelli, il viso. I capelli, stavo per dire. Allora, veniamo al tuo libro, un titolo importante, Tu sei la tua voce, cosa vuol dire? Perché effettivamente noi siamo la nostra voce, perché la voce è proprio la carta di presentazione in società, è la nostra carta d'identità, rivela un sacco di segreti, con la voce non si può mentire, e diciamo che ormai in un'epoca dove la voce è prioritaria, perché con i telefonini, con tutti questi mezzi di comunicazione, ci si presenta veramente, ci si conosce attraverso la voce, e con la voce, vi dicevo, non si può mentire, perché la voce è lo specchio dell'anima, quindi bisogna imparare veramente a saper comunicare al di là di quella che è la comunicazione non verbale. Sappiate un segreto, che se il concetto che diciamo, che comunichiamo, è importante solo per l'8%, il 38% invece è l'importanza di come lo comunichiamo, cioè con che voce, con che pause, con che velocità, con che frequenza, ed è un trucco molto importante, perché con la voce si può persuadere, si può veramente arrivare al successo, così come il contrario, se non si conosce con certe tecniche si rischia di passare ottimi concetti ma assolutamente non comprensibili, ecco, all'altra persona. Ovviamente, come accennavi prima e come abbiamo anche letto, la voce non è importante soltanto, per carità, per i doppiatori, per chi lavora con la voce, ma la voce è importante per tutti. Addirittura leggevo nel lavoro, per fare, diciamo, facilitare un po' la nostra carriera, ma anche in casa, con i familiari, con i figli. Quanto è importante in questi ambiti? È assoluto, come ti dicevo, assolutamente importante. Il concetto, se non è veicolato dalla voce, non passa. Spesso sentiamo dire anche nei talent, no? Non mi sei arrivato, cosa vuol dire? È proprio questo, che c'è stata una buona magari prestazione anche vocale, ma non sono stati diciamo seguiti dei trucchi particolari per arrivare al cuore delle persone, insomma sono trucchi molto divertenti, molto semplici, anzi secondo me dovrebbero essere insegnati anche ai bambini, perché sicuramente ci si assicura una vita migliore, migliori rapporti, ci si capisce meglio. È importantissimo andare dal datore di lavoro a chiedere un aumento di stipendio con la tonalità giusta, perché rischiamo di non averlo, insomma. Quindi se sapessimo quanto è importante l'uso corretto della voce, sicuramente andremo a leggere il mio libro Tu sei la tua voce, dove troviamo peraltro ovviamente il tuo metodo, no? Tu spieghi un po' il tuo metodo, che è innovativo, che è tutto tuo, che si chiama Vocal Care. Ci puoi così regalare una chicca, svelare qualcosa? Beh, sicuramente Vocal Care è ormai usato dai più grandi artisti, insomma, ma sono sicuro che il mio metodo Vocal Care possa essere utile anche appunto nella quotidianità, anche per chi parla, oltre che per gli attori e i cantanti, insomma. Ed è un metodo che si basa su degli esercizi vocali molto particolari, con delle tecniche molto particolari, su degli esercizi mentali e poi ovviamente, come ti dicevo, tutta la cura del corpo, ed è assolutamente rapido, veloce, si fa segno, si fa assolutamente centro.
Ci crediamo. Senti, tu hai scritto I colori della voce. Ho letto che parli dei colori della voce, che è una metafora, è un'immagine bellissima. Che colori hanno le voci? La mia, per esempio, in questo momento, che colore ha? Beh, la tua voce è una voce eufonica, una voce smeraldo, no? E sono le voci, diciamo, più di empatia, di simpatia, ecco, perché ovviamente abbiamo tanti colori della voce. Proprio, guarda, vi faccio un esempio pratico, no? Con la frase ti amo, che insomma è abbastanza di uso comune, se io dico ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Pensate quanti significati diversi, eppure sempre ti amo, ma hanno avuto uno un'idea di frizzante, l'altra l'idea sensuale, un'altra l'idea assertiva, che non c'entra niente con la frase ti amo, per cui noi possiamo veicolare bene o male il significato della frase ti amo proprio usando dei colori appropriati, perché se no, non, sentite, non suona, no? Non, esatto. Queste cose le troviamo tutte nel tuo libro, Tu sei la tua voce, ricordiamolo, perché è molto importante, soprattutto per chi ci segue, visto che abbiamo tantissime persone che lavorano con la voce, doppiatori, anche per i doppiatori è utile questo tuo metodo. Ma doppiatori di speaker televisivi, speaker radiofonici, ma anche gli oratori, gli avvocati, i politici, che qualche oretto lo fanno, insomma, per cui è veramente molto molto importante. L'anno scorso sei stata tra i vocal coach, vocal builder di X Factor. Come ti sei trovata? È stato molto bello perché ho avuto l'opportunità di lavorare con Manuel, che è tuo figlio. Che è mio figlio, un fratello, mio figlio non si capisce, ma con cui abbiamo già avuto un rapporto prima, diciamo, di insegnamento, perché Manuel ha avuto veramente voglia e desiderio di ampliare le sue già grandi capacità vocali, per cui è stata una continuazione molto fortunata, insomma. Mi sono trovata in sintonia con lui e abbiamo fatto un grande lavoro l'anno scorso, veramente divertente, faticoso ma divertente. Invece l'artista con cui ti sei trovata meglio, peggio non lo diciamo perché è brutto, quello con cui ti sei trovata meglio? Sai, proprio il peggio forse non esiste, nel senso che sono stata fortunata, forse conoscendo le tecniche di comunicazione non ho problemi di simpatia forse, no? Con la socializzazione, perché la voce buona, la voce che sa comunicare crea proprio simpatia, affinità, e quindi forse, diciamo, la persona a cui sono più legata emozionalmente è Ornella Vanoni, perché è stato il mio primo big e siamo diventate amiche e veramente ci vogliamo tanto tanto bene, ma poi ho avuto un bellissimo rapporto, ho un rapporto d'amicizia bellissimo con Giuliano San Giorgi, grande voce, è stato un onore per me poter lavorare con lui, perché ho imparato tante cose, perché una voce veramente straordinaria, quindi è stato un bellissimo percorso, insomma. Ecco, la Vanoni con questa voce un po' così, che colore è la voce della Vanoni? Vabbè, secondo me la voce di Ornella ha mille colori, perché se voi la sentite nel quotidiano, lei sa fare l'imitazione da bambina, sa fare la voce da donna di colore, cantante jazz, quindi insomma ha veramente tantissime capacità, tantissime sfumature, non a caso è la signora della canzone italiana, insomma. Allora, in attesa di acquistare tutti il tuo libro, Tu sei la tua voce, un consiglio gratuito, così spicciolo, che dai a tutti coloro che vogliono lavorare con la voce o lavorano con la voce, che ci vedono e ci ascoltano qui su voci.fm. Certo, ecco, ricordatevi che la voce fa parte del corpo, è coadiuvata da muscoli, per cui bevete tanto, imparate a respirare bene, perché fa bene alla voce e fa bene alla salute. Non bevete troppi caffè, perché disidratano la voce, tè e caffè. Anche a volte i superalcolici e tutto quello che è il piccante a volte non è proprio in sintonia con la voce, per cui non usateli prima di una prestazione, insomma. E poi vabbè, sappiamo che il fumo è consentito entro piccolissimi limiti di 4-5 sigarette, ma diciamo che il nutrimento base per la voce è l'acqua. Danila, poi tra l'altro ci incontriamo a Roma, perché tu qui hai uno studio dove fai lezione, molto interessante questa cosa.
Esatto, quindi se volete venirmi a trovare al Trafalgar Studio in via Romeo Romei, io vi aspetto per raccontarvi tutti i segreti della vocalità. Quindi a tutti gli affezionati di Voci.fm, a tutti i fan, mi raccomando un grande saluto di cuore da parte di Danila, un anno a tutta voce, e se avete voglia scrivetemi perché vorrei lasciarvi qualche consiglio o qualche curiosità sulla voce. Quindi vi aspetto. Ciao, a presto! Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.